Il Lazio è una delle regioni dell'Italia centrale, confina a nord con la Toscana e l'Umbria, nella parte orientale con l'Abruzzo e il Molise, nella parte meridionale con la Campania, nella parte occidentale col Mar Tirreno. Da un punto di vista del territorio, si può dire che esso sia vario, presenti caratteristiche varie, prevalgono rilievi collinari seguiti da quelli montuosi, mentre le principali pianure si dispongono in prossimità della costa. I rilievi più elevati si trovano nella parte orientale, lungo il confine con le Marche e l'Abruzzo, e culminano nei monti della Laga, con il monte Gorzano che svetta come più alto monte del Lazio con 2400, eccolo, 2458 metri. Paralleli all'Appennino abruzzese, ecco l'Appennino abruzzese che funge da confine, incontriamo vari gruppi montuosi, tra i quali ricordiamo i Monti Sabini, tra quelli evidenziati in questa carta, i Monti Simbruini, che si trovano più o meno in questo punto, i Monti Ernici e le Mainarde, la catena montuosa delle Mainarde che si trova nella parte meridionale del territorio, al confine col Molise. Andiamo alla prossima mappa. E a livello di rilievi collinari si dispongono dal confine con la Toscana fino ai Colli Albani, che si trova meglio questa mappa, nella parte meridionale di Roma, e sono il risultato di un'antica attività vulcanica. Essi sono i Monti Volsini, i Monti Cimini e i Monti Sabatini. Alcuni conservano la primitiva forma circolare di cratere, occupato poi da un lago. Questa è l'origine dei laghi di Bolsena, Lago di Vico e Lago di Bracciano, a nord di Roma. Inoltre sono presenti a sud di Roma più piccoli laghi di Albano e Nemi. Nel Lazio meridionale troviamo dei gruppi montuosi, anch'essi disposti parallelamente rispetto agli Appennini, da cui sono separati dalla valle formata dai fiumi Sacco e Liri. Liri, eccolo qua. Sono i Monti Lepini, i Monti Ausoni e i Monti Aurunci, che si trovano appunto, come dicevamo, nella parte meridionale. Da un punto di vista delle pianure, abbiamo quasi interamente le parti pianeggianti, come abbiamo precedentemente detto, lungo la fascia costiera. Abbiamo la Maremma, il confine con la Toscana, l'Agro Romano, eccolo, e l'Agro Pontino. Inoltre è presente la piana di Fondi, nella parte meridionale, verso la Campania. Le coste sono basse e sabbiose, poco frastagliate, e le uniche sporgenze di rilievo sono rappresentate dal Monte Circeo e la penisola di Gaeta. I sedimenti trasportati dai fiumi, in primo luogo dal Tevere, il fiume principale della regione, avevano creato lungo il litorale vaste lagune, divenute col tempo paludi, poi bonificate e rese fertili. Il fiume Liri, nella parte meridionale, l'entrato finale cambia il nome in Garigliano, segnando il confine tra Lazio e Campania. Appartengono a Lazio le isole Ponziane. Ponza, la più estesa, è di origine vulcanica. Le province del Lazio sono Roma capitale, Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Quindi il Lazio è la seconda regione d'Italia per numero di abitanti, con una densità superiore alla media nazionale. Quasi tre quarti della popolazione si concentrano però nel territorio della città metropolitana di Roma. Dopo Roma, la città più abitata è quella di Latina, con 126.000 abitanti, fondata nel 1932 come centro agricolo dell'Agro Pontino bonificato. Seguono Viterbo, meta turistica per il suo intatto centro medievale, che tra l'altro nel XIII secolo divenne sede pontificia, Frosinone, capoluogo della ciociaria, ossia un'antica terra di pastori e contadini, e Rieti, che si trova incuneata nel cuore dell'Appennino.